In questa ultima lezione del corso andremo ad introdurre il concetto di matrice hessiana orlata, ovvero l'idea che ci permette di utilizzare delle condizioni sufficienti per i problemi di ottimizzazione vincolata. Quindi vi ripasserò velocemente che cosa sia un problema di ottimizzazione vincolata e vedremo qual è lo strumento più importante per affrontare il problema di ottimizzazione vincolata, cioè il teorema dei moltiplicatori di Lagrange. Come per nell'altra lezione, nella lezione precedente, per noi ottimizzazione vincolata significherà avere un unico vincolo, cioè un vincolo di uguaglianza unidimensionale. Vi ho già detto tuttavia che questa è una situazione molto particolare e molto frequente, questa situazione in ambito di modelli microeconomici, ma in generale si possono studiare dei problemi molto più raffinati, anche con un forte significato economico. Noi non riusciamo a trattarli e ci limitiamo semplicemente a questi problemi di ottimizzazione vincolata nei quali è presente un unico vincolo, quindi un'unica equazione in qualche modo. Bene, rienunciamo di nuovo il teorema dei moltiplicatori di Lagrange, questa volta in modo molto più veloce, e introduciamo il concetto di matrice hessiana orlata. Questa matrice è lo strumento essenziale per andare a introdurre le condizioni sufficienti. Cerchiamo di ricordarci un attimo, quando abbiamo studiato i problemi di ottimizzazione libera, la matrice hessiana è stata fondamentale proprio per poter dimostrare, per poter enunciare e giustificare, utilizzando la formula di Taylor, sia le condizioni sufficienti al secondo ordine sia le condizioni necessarie al secondo ordine. Quindi in qualche modo è stato uno strumento molto importante. Qui non andiamo ad introdurre le condizioni necessarie, non abbiamo tempo e non ci serve, ci interessano molto di più le condizioni sufficienti al secondo ordine, perché vogliamo, almeno per questi problemi, avere uno strumento che ci permette di analizzare immediatamente se la soluzione che abbiamo ottenuto è veramente un punto di massimo locale o minimo locale. Questo strumento, l'abbiamo detto, si chiama hessiana orlata, non è altro che una matrice hessiana alla quale abbiamo aggiunto un pezzettino, e vedremo tutto all'interno di un esercizio. Ricordiamo che per noi un problema di ottimizzazione vincolata ci richiede di massimizzare una particolare funzione. Spesso questa viene chiamata nei problemi di ottimizzazione funzione obiettivo. Soggetta a un vincolo di uguaglianza, che stiamo ipotizzando essere unidimensionale. Una volta che abbiamo questo problema, se dobbiamo affrontare questo problema, se vogliamo risolvere questo problema di ottimizzazione, introduciamo la funzione lagrangiana, che altro non è che la funzione introdotta qui sotto. Guardate, non l'ho enfatizzato nell'altra lezione perché non volevo crearvi troppa confusione, ma in alcuni libri potete tranquillamente trovare meno lambda g. Essenzialmente la discussione non cambia, e cioè mettere la lagrangiana con il segno più o la lagrangiana con il segno meno non modifica in nessun modo la ricerca di punti stazionari. Quindi potete stare tranquilli e il risultato che avete ottenuto è esattamente lo stesso. Semplicemente, quando utilizziamo il segno meno, cambierà al suo interno il segno del moltiplicatore di Lagrange. Quindi troverete un po' di libri con il segno più e un po' di libri con il segno meno. Nel nostro libro di testo, in particolare, è utilizzata quella con il segno meno. E quindi io, in queste slide, vi ho introdotto proprio quella con il segno più. Allora, può sembrare una stupidaggine, ma in realtà voglio cercare di abituarvi il più possibile che il segno che è presente lì non è univoco, ok? Non è univocamente determinato. E la cosa importante è che, in ogni caso, qualsiasi sia il segno che utilizzate, la soluzione che voi andate a trovare è la stessa. È esattamente la stessa, tranne naturalmente per il valore che va inserito all'interno di lambda, che cambierà di segno a seconda che io scelga la funzione di Lagrange con il segno più o con il segno meno. Ma lambda è in qualche modo una variabile ausiliaria che non ci interessa. Vedete, nel problema originale noi non abbiamo la variabile lambda, quindi la soluzione del problema originale non coinvolge sicuramente la variabile lambda, che cambierà il suo segno. Perché allora vi ho portato a riflettere sul segno da utilizzare davanti al moltiplicatore di Lagrange? Perché in microeconomia vedrete che quel particolare moltiplicatore avrà un significato economico importante, viene chiamato anche prezzo ombra, ma lo vedrete in dettaglio in microeconomia.
E quindi è importante, quando però diamo un significato a quel parametro, a quel lambda, a quel moltiplicatore, ricordarsi e chiedere al docente quale forma della funzione di Lagrange sta utilizzando, altrimenti vi cambia l'interpretazione economica che date a quel particolare moltiplicatore. Okay? Quindi non c'è univocità di utilizzo nella funzione di Lagrange con il segno più, con il segno meno, vengono utilizzate un po' tutte e due le forme, ma ricordatevi, la soluzione che andiamo a trovare è esattamente la stessa in termini di x1 xn, cambia in modo importante l'interpretazione microeconomica di quel parametro, e quindi dovete ricordarvi ogni volta che fate un corso di microeconomia e vedete un problema di ottimizzazione vincolata di chiedere al docente quale forma della funzione di Lagrange sta utilizzando. Bene, una volta detto questo abbiamo il nostro problema di ottimizzazione vincolata che viene trasformato in un problema di ottimizzazione libera. Questa è l'intuizione che sta dietro al teorema dei moltiplicatori di Lagrange, che dice che se un particolare punto è soluzione del problema di ottimizzazione libera, allora del problema di ottimizzazione vincolata, allora esisterà un particolare valore del moltiplicatore di Lagrange lambda, tale per cui lo stesso punto, e cioè lambda virgola e lo stesso punto che soddisfava la soluzione precedente, è un punto stazionario per la funzione di Lagrange. Come lo utilizziamo questo concetto? Beh, andiamo a trovare i punti stazionari della funzione di Lagrange e andiamo a cercare lì dentro, perché lì dentro si nascondono i punti che soddisfano il problema di ottimizzazione vincolata. E qui ho ripetuto nuovamente lo stesso identico ragionamento. Quindi vogliamo risolvere un problema di ottimizzazione vincolata. Eccolo qui, il vincolo sappiamo che è unidimensionale, quindi abbiamo un'unica equazione. E cosa facciamo come ipotesi? Ipotizziamo che x star sia una soluzione del problema di ottimizzazione vincolata e supponiamo che il punto x star sia un punto regolare per il vincolo, che per noi significa che il rango del gradiente del vincolo calcolato nel punto soluzione del problema di ottimizzazione sia uguale a 1. Ebbene, in questo caso esiste un moltiplicatore di Lagrange tale per cui il punto che ottengo inserendo nella prima componente il moltiplicatore di Lagrange, nella seconda componente la soluzione del problema di ottimizzazione, ebbene questa n più una upla, perché se ipotizziamo che x sia in Rn, questa qui è un qualcosa che è 1 più n, ok, a dimensione di 1 più n, ebbene, quella particolare soluzione altro non è che un punto stazionario del problema di ottimizzazione libera che utilizza come funzione obiettivo la funzione di Lagrange. Ma allora, se noi ipotizziamo di essere in grado di identificare un punto che soddisfa a questa condizione, e in qualche modo quindi cosa abbiamo fatto da un punto di vista pratico? Abbiamo introdotto la funzione di Lagrange e abbiamo calcolato tutti i possibili punti nei quali il gradiente della funzione di Lagrange è uguale a 0. Questo ci darà una serie di punti. La nostra domanda, che ho chiamato P1, P2, la nostra domanda a questo punto è la seguente. Ma cosa sono questi punti? E cioè, il teorema dei moltiplicatori di Lagrange, come vi ho detto in modo esplicito nella lezione precedente, fornisce delle condizioni necessarie. E condizioni necessarie al primo ordine. È un po' l'equivalente della derivata prima uguale a 0, ma per un problema di ottimizzazione vincolata. E noi sappiamo che all'interno dei problemi di ottimizzazione, quando andiamo a scegliere la derivata prima uguale a 0, peschiamo all'interno di questo grande calderone anche punti che sono di massimo locale, di minimo locale, oppure anche di punti di flesso. Il nostro obiettivo è quello di adesso cercare di capire se possiamo dire qualcosa in più su questi punti, punti che abbiamo trovato, imponendo che il gradiente della funzione lagrangiana, okay, che cioè il gradiente della funzione lagrangiana, sia uguale al vettore nullo. Ebbene, possiamo dire qualcosa? Certo, dobbiamo utilizzare una piccola modifica della funzione della matrice essiana. E il prossimo argomento sarà proprio cercare di introdurre questa matrice essiana orlata, che è, un'evoluzione della matrice essiana, e capire come poterla utilizzare negli esercizi.
Bene, cos'è questa matrice Siena Orlata a questo punto? Beh, la matrice Siena Orlata altro non è che la matrice Siena, fatta però rispetto a tutte le variabili, ok, quindi anche alla variabile lambda, la matrice Siena della funzione di Lagrange. E per come è costruita la funzione di Lagrange, vi faccio notare che la matrice Siena Orlata ha una caratteristica un po' particolare. Allora, io adesso ho scritto la funzione di Lagrange lì sotto e mi permetto di calcolare la derivata della funzione di Lagrange fatta rispetto a lambda in un generico punto lambda x. Questa cosa diventa? Diventa naturalmente g di x. Quindi qui, se mi permettete, questo oggetto qui calcolato in un generico punto lambda x altro non è che g di x. Mentre quando io vado a fare la derivata della funzione di Lagrange fatta rispetto a x, osservate qui ho una notazione un po' particolare, sto in qualche modo costruendo la derivata rispetto a tutte le variabili contemporaneamente. Quindi qui quello che io ottengo in modo dettagliato è la seguente cosa: il gradiente fatto rispetto a x della funzione più lambda volte il gradiente fatto rispetto a g della funzione. Quindi questo oggetto qui, scritto in modo matematico, altro non è che il gradiente della funzione più lambda volte il gradiente del vincolo. Attenti a non confondervi, questo gradiente qui, il gradiente viene fatto sempre rispetto a tutte le variabili che sono presenti nella funzione. Quindi questo qui è un gradiente che coinvolge sia lambda sia x, mentre attenzione, questo qui è un gradiente, vedete, che coinvolge solo le variabili interne, quindi la variabile x. Mi raccomando che altrimenti combiniamo un guaio. Anche questo è un... Io utilizzo la notazione di gradiente quando coinvolgo tutte le variabili composte nella funzione, che sono presenti nella funzione. Bene, ora andiamo a costruirci la nostra matrice Siena, sempre nel solito modo. E osserviamo che prendiamo la prima riga. Nella prima riga dobbiamo fare la derivata di questo oggetto qui, fatta prima rispetto a lambda, e questo fa 0, poi rispetto a tutte le variabili, e questo ci vendrà il gradiente della g. E per simmetria, qui sotto avrò il gradiente della g. Se ipotizzo che il gradiente sia un vettore riga, a qui dovrei mettere la trasposta, che così mi diventa la colonna. Osservate, l'ho costruito per simmetria, naturalmente. All'interno, invece, cosa ho? Ho la derivata di questa funzione fatta rispetto, però, vedete, al vettore g, e quindi otterrò la matrice Siena della funzione obiettivo più lambda volte la matrice Siena del vincolo. Questa è chiamata la matrice Siena Orlata, vedete, perché è una matrice Siena fatta rispetto alle variabili decisionali, rispetto alle x, quelle che sto indicando adesso con il rosso. Orlata perché al di fuori di questo oggetto troviamo invece qualcosa di diverso, e cioè il gradiente del vincolo posto in modo che la matrice risulti simmetrica. Bene, questa viene chiamata matrice Siena Orlata, e le condizioni sufficienti al secondo ordine, anche quelle necessarie, ma quelle noi non le facciamo. Le condizioni sufficienti al secondo ordine coinvolgono proprio la matrice Siena Orlata. Quindi, una volta che noi abbiamo individuato la forma di questa matrice, siamo in grado di capire se un punto che abbiamo trovato utilizzando il gradiente uguale a vettore nullo nella funzione di Lagrange, ebbene, riusciamo a capire, a volte, se siamo fortunati, se questo punto è veramente un punto di massimo locale stretto o minimo locale stretto. In qualche modo possiamo introdurre delle condizioni sufficienti per l'ottimalità per problemi di ottimizzazione vincolata. E questi problemi coinvolgono esattamente questa forma della matrice, questa matrice Siena. Vediamolo su un esempio concreto, ma prima di vederlo su un esempio concreto diamo le definizioni, e cioè diciamo veramente che cosa ci serve. Introduciamo quindi il test che abbiamo chiamato test delle Siena Orlata. Sappiamo adesso di che animale stiamo parlando, cosa sia la matrice Siena Orlata, come si possa costruire, e vediamo come possiamo utilizzare
le informazioni che sono presenti sulla siena urlata per introdurre il concetto di condizioni sufficienti al secondo ordine per un problema di ottimizzazione vincolata. Osserviamo prima di tutto, stiamo ipotizzando di scegliere un punto regolare per il vincolo e quindi tale per cui, quindi x è un punto di RLN ed è regolare per il vincolo. Cosa significa? Che il rango del gradiente del vincolo calcolato in quel punto è uguale a 1. Dopodiché ipotizziamo di trovare un punto che soddisfa le condizioni necessarie al primo ordine, e cioè abbiamo trovato un punto lambda star x star che è un punto stazionario per la funzione di Lagrange. Bene, il vincolo per noi continuerà ad essere unidimensionale, abbiamo fatto solamente quella, e questa ragazzi è una cosa molto importante, qui mi permetto di mettervi una freccetta, perché? Perché le condizioni sufficienti al secondo ordine, come le presentiamo dopo, valgono solo ed esclusivamente per un vincolo unidimensionale. In qualche modo, se il vincolo fosse bidimensionale, quindi se avessimo più equazioni da considerare in contemporanea, quello che è scritto sotto sarebbe scorretto, ok? Dovrei modificarlo. Quindi attenzione, in qualche modo qui rientra in modo fondamentale l'ipotesi che stiamo facendo sul vincolo, su come cosa abbiamo introdotto a livello di vincolo. E per noi il vincolo sarà sempre solo un'unica equazione in questo corso. Bene, quello che dobbiamo fare è ci scriviamo la matrice siena urlata per il problema, per la funzione di Lagrange, quella che abbiamo visto nella slide precedente, e andiamo ad analizzare i minori principali di guida. Tutti? No, non tutti. Andiamo ad analizzare, e questa è una cosa molto importante, solo gli ultimi n-1 minori principali di guida di questa matrice. Beh, intanto è una buona notizia il fatto che dobbiamo calcolare solo i minori principali di guida. Quindi solamente questi. Perché? Perché sono quelli più facili. Ma era un po' ovvio, perché stiamo parlando di condizioni sufficienti e quindi ci ricordiamo che anche in ottimizzazione libera quello che dobbiamo fare è considerare i minori principali di guida. Adesso però succede una cosa un po' strana, e cioè cambiano, vengono modificate in qualche modo le condizioni che dobbiamo considerare. E cioè, attenti, se tutti i minori principali di guida sono, tutti gli ultimi n-1 minori principali di guida sono minori di 0, abbiamo un minimo locale stretto. È proprio giusto, ragazzi, devono essere minori di 0 ed è un po' controintuitivo, perché invece quando parliamo di ottimizzazione libera quello che abbiamo è che tutti i minori principali di guida, questa volta però se ci pensate della matrice essiana della sola funzione, qui abbiamo invece la matrice essiana della funzione che coinvolge anche il vincolo, quindi qualcosa di diverso deve esserci. Ebbene, qui dobbiamo considerare gli ultimi n-1 minori principali di guida, e se tutti questi sono strettamente minori di 0 abbiamo un minimo locale stretto per il problema di ottimizzazione vincolata. Bene, se invece consideriamo sempre gli ultimi n-1 minori principali di guida e questi alternano il segno, iniziando questa volta, guardate, dal segno positivo, quindi esattamente il contrario di quello che succede in ottimizzazione libera, allora abbiamo un massimo locale stretto. Quindi attenti, i segni sono esattamente l'opposto rispetto a quello che mi aspetterei in parallelo con i problemi di ottimizzazione libera. Nei problemi di ottimizzazione vincolata cosa considero? Considero solo gli ultimi n-1 minori principali di guida, minori principali di guida, e se sono tutti minori di 0 quello che ho è un minimo. Se invece alternano il segno partendo dal più piccolo maggiore di 0, attenti, l'esatto contrario di quello, di nuovo quello che succede, ho in ottimizzazione libera ho un massimo locale stretto. Questo è il test della matrice ossiana urlata costruito per un vincolo unidimensionale, ok? Qui in questo caso è molto importante ricordare che la funzione g è unidimensionale, e lo si vede bene nelle ipotesi da questo fatto, perché sto ipotizzando che il rango sia del vincolo sia uguale a 1 e che quindi lì ci sia una matrice che ha una riga ed n colonne. Andiamo a vedere in un esercizio un'applicazione di questo risultato. E
Nel prossimo esercizio metteremo insieme tutte quante le informazioni che abbiamo acquisito, tutti gli strumenti che abbiamo acquisito per quanto riguarda l'ottimizzazione vincolata. Ci viene richiesto di massimizzare e minimizzare la funzione inserita lì, quindi la funzione x alla seconda più y alla seconda, questa è quella che abbiamo chiamato funzione f di xy, soggetta al vincolo g di xy uguale a 4x alla seconda più y alla seconda meno 4, e questo viene posto uguale a 0 naturalmente. Bene, cosa facciamo? Introduciamo, prima di tutto andiamo a studiare la regolarità del vincolo, e cioè vado a vedere se per caso da qualche parte c'è qualche punto che non è regolare per il vincolo. Quindi mi calcolo il gradiente, devo fare la derivata fatta rispetto a x che fa 8, la derivata fatta rispetto a y che fa 2y e impongo che questo sia uguale a vettore nullo. Ottengo immediatamente il punto x uguale a 0 e y uguale a 0. Quindi l'unico punto che, nel quale il gradiente, il rango del gradiente del vincolo è uguale a 0, e cioè è minore, è strettamente minore di 1, non soddisfa le condizioni di regolarità per il vincolo, questo accade se e solo se contemporaneamente x è uguale a 0 e y è uguale a 0. Ma vi faccio notare che questo punto non appartiene al vincolo, perché 4 per 0 alla seconda più 0 alla seconda meno 4 è uguale a meno 4, che sicuramente è diverso da 0. Quindi tutti i punti che soddisfano al vincolo, tutti i punti che soddisfano a questo vincolo, sono tali per cui in quei particolari punti il rango del gradiente del vincolo è sempre uguale ad 1. Non può essere, non deve, non, quel rango può essere 0 o 1, se non è 0 evidentemente è 1. Quindi non abbiamo problemi di regolarità. Tutti i punti che ci sono presenti nel vincolo sono punti in qualche modo buoni, nei quali possiamo applicare il teorema dei moltiplicatori di Lagrange. Allora possiamo introdurre la funzione di Lagrange, lambda xy, e otteniamo che questa funzione è costruita così. Più lambda, 4x alla seconda più y alla seconda meno 4, e questa è la funzione che abbiamo introdotto. Bene, adesso sappiamo che dobbiamo andare a trovare, per questa funzione, che cosa? Dobbiamo andare a trovare i punti stazionari. Allora raggruppiamo tutto, lo facciamo diventare un po' più piccolo, ce lo portiamo in alto e andiamo a calcolare i punti stazionari per questa funzione. Otteniamo L su d lambda, calcolate in lambda xy, e questo sappiamo ci dà sempre il vincolo. D lambda su dx, lambda xy, e qui otteniamo, attenzione che mi sono perso un quadrato qui, otteniamo 2x più lambda, e qui abbiamo 8x. Certo, d lambda su dy, lambda xy, qui cosa otteniamo? Qui otteniamo 2y più lambda 2y. E ora imponiamo che questi oggetti siano uguali a 0. Quindi questo uguale a 0 e questo uguale a 0. Stiamo trovando i punti stazionari per la funzione di Lagrange, cioè stiamo trovando i punti lambda xy per i quali lambda xy, gradiente di lambda xy, è uguale a vettore nullo. E abbiamo infatti impostato il vincolo in maniera che tutto quanto questi siano uguali a 0. Osserviamo che questo lo possiamo scrivere nel seguente modo. X, il primo lo riscrivo uguale, 4x alla seconda più y alla seconda meno 4 uguale a 0, e sotto invece ci scriviamo x, che ho raccolto la x, se volete raccolgo 2x e ottengo 1 più, e qui abbiamo 4 lambda uguale a 0. Dalla terza equazione invece raccogliamo 2y e otteniamo 1 più lambda uguale a 0. E a questo punto abbiamo le tre equazioni che ci servono. Mi permetto di utilizzare questa per dividere il nostro sistema in due parti. Infatti, come vedete, abbiamo un prodotto che è uguale a 0. Per la legge dell'annullamento del prodotto, un prodotto è uguale a 0 se e solo se uno dei due fattori è uguale a 0. Quindi se e solo se x è uguale a 0,
oppure se solo se lambda è uguale a meno un quarto. E queste sono le due discussioni che porteremo avanti. Diamo un nome a queste discussioni, questo è il primo caso, questo è il secondo caso, e poi dovremo fare l'unione tra le due soluzioni. Iniziamo dal primo. Se x è uguale a 0, lo metto all'inizio, allora cosa succede? Se x è uguale a 0, allora succede che y è uguale, guardate, dalla prima equazione otteniamo che y alla seconda è uguale a 4, mentre dalla terza scriviamo nuovamente 2y che moltiplica y più lambda uguale a 0 e ci portiamo avanti questa discussione. Vi ricordo che siamo nel caso 1, e cioè nel caso caratterizzato dall'ipotesi che x sia uguale a 0. Bene, a questo punto abbiamo che x è uguale a 0, otteniamo che y è uguale a meno più 2 e a questo punto lambda deve essere uguale a meno 1. Il secondo caso invece è altrettanto facile. Nel secondo caso abbiamo che lambda è uguale a meno un quarto. Lo andiamo anche in questo caso ad evidenziare per ricordarci che ci deriva proprio dalla discussione del caso 2. Se lambda è uguale a un quarto dell'ultima equazione, osservate che se lambda è uguale a un quarto, 1 più un quarto fa 3 quarti, e quindi y deve essere uguale a 0. Quel prodotto mi deve assolutamente dare 0. Ma a questo punto, sostituendo nuovamente dalla prima, otteniamo che se y è uguale a 0, allora x alla seconda è uguale a 1. E quindi anche qui otteniamo lambda uguale a meno un quarto, poi otteniamo y uguale a 0 e x è uguale a meno più 1. Abbiamo quindi caratterizzato quattro punti che vado a scrivere qui in alto, in maniera che ci ricordiamo, e cioè, mi raccomando, sempre prima lambda, ok? Per il punto stazionario, per il problema di ottimizzazione non vincolata, quindi di ottimizzazione libera associato al problema di ottimizzazione vincolata, in quel caso lambda è a tutti gli effetti una nostra variabile, e quindi abbiamo meno 1,0,2 e meno 1,0,-2. Il secondo sistema invece, questo ci deriva dalla prima parte, mentre dalla seconda parte possiamo ottenere senza difficoltà la soluzione meno un quarto virgola, in questo caso abbiamo 1,0, e poi meno un quarto virgola meno 1,0. Adesso cerchiamo di capire questi quattro punti che cosa ci portano, e cioè se questi quattro punti possono soddisfano in qualche modo le condizioni sufficienti al secondo ordine, le condizioni che hanno a che fare con, esattamente con la matrice Hessiana orlata. Mi sono riscritto la funzione lagrangiana e i punti in qualche modo stazionari per la funzione lagrangiana. Adesso cerchiamo di capire se possiamo dire qualcosa in più. Intanto mi permettete di andare a calcolarmi di nuovo il gradiente della funzione lagrangiana, che vale 4x alla seconda più y alla seconda meno 4, qui ho fatto la derivata fatta rispetto a lambda. Dopodiché abbiamo 2x più 8 lambda x, e poi abbiamo più 2y più 2 lambda y. Bene, la matrice Hessiana orlata, e cioè la matrice Hessiana della funzione di Lagrange fatta rispetto a tutti i parametri, è la seguente. Qui sappiamo che c'è uno 0. Qui vanno fatte le derivate fatte rispetto a x e fatte rispetto a y, diciamo d lambda, dx e dy. E qui di lato, come al solito, mi scrivo in colore diverso quello che serve. E quindi la derivata fatta rispetto a lambda, la derivata fatta rispetto a x, la derivata fatta rispetto a y. Bene, notate, avevo già scritto lo 0, ma lo sapevamo, perché qui naturalmente non compare lambda. Andiamo a fare le derivate. Derivata fatta rispetto a x mi fa 8x, e derivata fatta rispetto a y mi fa 2y.
seconda riga, otteniamo questa volta 8x, vedete simmetrica, derivata fatta rispetto a x. Qui mi dà 2 più 8 lambda e 0 fatto rispetto a y. Fatta rispetto a lambda mi dà 2y. Adesso abbiamo la derivata fatta rispetto a x che fa 0 e la derivata fatta rispetto a lambda che fa 2 più 2 lambda. Abbiamo introdotto la matrice sia annullata in un generico punto. Ora dove dobbiamo calcolarla? Beh, dobbiamo da calcolarla in ognuno di questi 4 punti. Quindi ora scriviamo 4 slide diverse e in ognuna di queste vado a sostituire il valore del punto nella matrice siana orlata e cerco di capire quali sono i segni dei minori principali di guida. Attenti, quali dobbiamo controllare? Gli ultimi n-1. Cos'è n? Beh, n è il numero di variabili, sappiamo, quindi dobbiamo calcolare gli ultimi 2-1, quindi fondamentalmente l'ultimo, quindi solo ed esclusivamente l'ultimo minore principale di guida. Ma cos'è l'ultimo minore principale di guida? L'ultimo minore principale di guida è esattamente il determinante di tutta la matrice. Andiamo a ragionare esattamente su questo ambito. Adesso 4 slide diverse, ognuna delle quali matrice sia annullata e punto da considerare. Iniziamo con il primo punto, andiamo a fare la nostra sostituzione. Quindi abbiamo meno 1, 0, meno 2 e andiamo a calcolare. In questa matrice abbiamo naturalmente 0, se x è uguale a 0 questo diventa 0, mentre se y è uguale a meno 2 questo mi diventa meno 4. Ricopio naturalmente dall'altra parte. Ora x è uguale a meno 1, quindi questo mi diventa meno 6, 0, 0 e se x è uguale a meno 1 questo diventa 0. Andiamo a calcolare il determinante di questa matrice, quindi andiamo a calcolare il determinante di questa matrice che viene chiamata matrice siena orlata. Lo calcoliamo qui, 0, 0, meno 4, 0, meno 6, 0, meno 4, 0, 0. Lo sviluppiamo rispetto all'ultima, alla prima riga, positivo, negativo, positivo, quindi abbiamo meno 4 che moltiplica il determinante della matrice che abita di sotto, e cioè 0, meno per meno fa più, e ancora meno, 6, 12, 18, 24, meno 24. Quindi quello che otteniamo è più 56. Questo è un valore positivo. Attenzione, se abbiamo un valore positivo, quindi questo è un massimo locale stretto. Passiamo alla prossima slide. Stesse considerazioni di prima. Quindi andiamo a calcolarci la matrice siena orlata calcolata nel punto meno 1, 0 e 2. Andando a sostituire otteniamo. Allora abbiamo 0, 0, 0. Questa volta non abbiamo meno 2, ma abbiamo più 2 e quindi otteniamo 4 e 4. La parte centrale invece rimane uguale, quindi abbiamo meno 6, 0, 0 e 0. Di nuovo andiamo a calcolare il determinante di questa matrice. Sviluppiamolo di nuovo rispetto alla prima riga. Questa è una posizione pari, quindi abbiamo semplicemente 4 per, e a questo punto abbiamo 6 con il segno più questa volta, quindi abbiamo più 6 per 4, 24. E di nuovo, come prima, abbiamo 56 che è un numero positivo. Se l'ultimo minore principale di guida della matrice siena orlata è positivo, con due variabili come in questo caso, allora il punto che abbiamo individuato è di nuovo un punto di massimo locale stretto. L'analisi è esattamente uguale a quella di prima. Continuiamo sempre con lo stesso ragionamento, ma io sono sicuro che adesso mi avete capito. Quindi andiamo a fare le nostre sostituzioni. Adesso devo stare attento perché la x è uguale a meno 1 e quindi qui abbiamo meno 8, meno 8, invece la y è uguale a 0 e il lambda è uguale a meno 1 quarto. Ora, meno 1 quarto abbiamo anche il 2 e quindi li abbiamo
meno un quarto mi fa meno 2 e quindi questo mi diventa 0, 0, 0. Invece meno un quarto abbiamo 2 meno un mezzo e quindi 3 mezzi. Bene, quindi il determinante della matrice che abbiamo appena individuato adesso è il seguente. Sviluppo rispetto all'ultima riga e quindi ottengo 3 mezzi che moltiplica il determinante della matrice che mi rimane, quindi determinante di 0 meno 8 meno 8 0 e quindi 3 mezzi per 8, per 8 fa 64 e con il segno meno però meno 64 e quindi qui otteniamo, se volete, meno 3 per 32 che in ogni caso è un numero negativo. Se è un numero negativo, questo è un minimo locale stretto. Notate di nuovo cosa devo controllare. Devo controllare gli ultimi n-1 minori principali di guida, ma in questo caso il numero di variabili sono 2, quindi devo controllare l'ultimo minore principale. Se questo è maggiore di 0, allora avrò un massimo locale stretto, se questo è minore di 0 avrò un minimo locale stretto. In questo caso cadiamo sul minimo locale stretto, sul negativo, e quindi abbiamo scritto un minimo locale stretto. Finiamo la nostra analisi. E quindi abbiamo meno un quarto, 1, 0. Sostituiamo i singoli pezzettini e quindi avrò 0. Qui abbiamo 8, 0, 8, 0. Qui abbiamo meno un quarto, quindi 0, 0, 0, 3 mezzi. La struttura naturalmente in lambda rimane la stessa. Come al solito andiamo a fare il nostro determinante. 0, 8, 0, 8, 0, 0, 0, 0, 3 mezzi. Quindi sviluppiamo il determinante rispetto all'ultima riga come al solito. Otteniamo 3 mezzi che moltiplica il determinante della matrice sopra, che vale 0, 8 per 8 64 con il meno davanti, meno 64, e quindi otteniamo meno 3 per 32. Anche in questo caso è negativo e quindi quello che abbiamo qui sopra, vi ricordo, negativo, è un minimo locale stretto. Ora mettiamo assieme tutto in un'unica slide, così abbiamo il risultato completo. Calcolato 4 punti e per il problema di ottimizzazione vincolata ci ricordiamo che lambda non ci serve e quindi abbiamo individuato il punto 0,2 e 0,-2 e questi entrambi sono dei massimi locali stretti, mentre poi abbiamo individuato i punti 1,0 e -1,0 e questi ci sono risultati dei minimi locali stretti. E con questo abbiamo concluso l'analisi del nostro problema di ottimizzazione vincolata. Utilizzando le condizioni sufficienti al secondo ordine, cioè utilizzando la tecnologia che ci ha permesso, che abbiamo introdotto con la matrice Siena Orlata, siamo riusciti a capire, a caratterizzare la natura di questi punti stazionari. Vi ringrazio molto per l'attenzione e buon lavoro.